Siamo, via. Ale, vi aprite per favore. Taglio del nastro nel borgo della street art marsicana da parte del ministro della cultura Dario Franceschini, che ha partecipato alla giornata di inaugurazione della nuova opera muraria di Aielli, dedicata al capolavoro di Dante Alighieri. L'intera Divina Commedia in edizione speciale, che potrà essere letta mentre si passeggia all'aria aperta. Sono venuto volentieri perché avevo sentito parlare molto di Aielli, di questa idea straordinaria della street art, dei murales, che è un settore che sta crescendo in tutto il mondo, anche in Italia, quindi rendere vive queste case, a cui si è aggiunta questa idea straordinaria, innovativa, di prima della Costituzione scritta, poi di Fontamara di Silone, adesso oggi di Dante per i 700 anni della morte, quindi veramente un'idea straordinaria. C'è un grande patrimonio di borghi piccoli ma straordinariamente belli nel nostro paese, che ha bisogno di essere valorizzate, e per questo anche nel recovery plan noi abbiamo previsto 1 miliardo di intervento per i borghi italiani, che sono veramente un patrimonio incredibile del paese, quindi Aielli è un modello. L'opera è stata realizzata in alluminio serigrafato lungo il muro che costeggia Porta Montanara, da poco ripavimentata dall'amministrazione comunale. L'evento si colloca nel più ampio scenario celebrativo del 700° anniversario della morte del sommo poeta. Le ricorrenze, gli anniversari, i centenari normalmente vengono ricordati troppo tardi. In questo caso il Parlamento ha cominciato molto in anticipo con una legge che ha unito le grandi celebrazioni per Leonardo nel 19, Raffaello nel 20 e Dante nel 21. Questo con i comitati nazionali ha consentito di avviare una serie di iniziative straordinarie in tutta Italia. Possiamo dire che per noi è un grandissimo riconoscimento, perché in questi 6 anni abbiamo puntato molto sulla cultura, abbiamo investito tanto sulla cultura, e ricevere la visita del ministro di riferimento, quindi della cultura, non può che essere vista come un grandissimo premio. Da queste parti un ministro non arrivava, penso, da 30 anni, quindi questo ci dà anche la misura dell'eccezionalità dell'evento. Noi non possiamo che essere felici e soddisfatti, e non possiamo che ricevere stimolo ulteriore a lavorare ancora meglio. Beh, intanto è un importante riconoscimento rispetto al lavoro che l'amministrazione comunale di Aielli con il sindaco Enzo Di Natale ha portato in campo e ha messo in campo, rivitalizzando un borgo, investendo sulla cultura e sull'arte. Ecco, quello che chiediamo è che la cultura, l'arte debbono essere un volano di ripartenza e di sviluppo anche per quanto riguarda la nostra regione. Abbiamo tesori ovviamente non nascosti, ma che semplicemente debbono essere portati a conoscenza, e allo stesso tempo abbiamo la possibilità di rivitalizzare, come abbiamo fatto nel borgo di Aielli, realtà molto belle del nostro territorio e delle nostre comunità. È un volano di ripartenza e di sviluppo anche l'arte e la cultura, e vogliamo utilizzare le risorse del PNRR anche in quella direzione.